Il presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, è intervenuto a Sulmona nel corso dell'incontro Giustizia e Perdono, le vie della pace, promosso dalla Fondazione Carispac. Porsi dei grandi sogni, entrare misurarsi con le difficoltà del mondo e portare tutta la nostra aspirazione, io credo che è qualcosa a cui non dobbiamo mai dimettere. Zuppi ha dialogato sui temi della pace e del perdono con il giornalista Paolo Mieli, curatore dell'evento. Mai come ora, forse negli ultimi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'anno prossimo lo celebreremo, credo che mai come ora abbiamo bisogno di pace, abbiamo sempre avuto. Non ci sono stati decenni senza conflitti, come sappiamo, ecco. Però mai come ora la pace è messa davvero in pericolo con quella descrizione così intelligente di Papa Francesco di tanti pezzi di un'unica guerra mondiale, e quindi dobbiamo a maggior ragione essere molto attenti. Questi primi tre scatti rappresentano tutta la storia di Pietro Angelelli, quando ha istituito l'Ordine dei Celestini, quando è stato incoronato Papa. Questo ce l'abbiamo nella cripta dell'Abbazia di Sulmona, questa immagine. Questi invece si trova a Napoli e rappresenta l'incoronazione. Un ulteriore appuntamento previsto nell'ambito del progetto Le Capitali Celestiniane della Pace, promosso dalla Fondazione stessa, che sta mettendo in rete le eccellenze culturali del territorio aquilano intorno al messaggio di perdono dell'eremita del Morrone Celestino V, per valorizzare e consolidare l'unità dell'intera provincia aquilana. Le persone che si battono per la pace si devono muovere autonomamente e fare qualcosa di concreto. E quello che io dirò stasera, perché ne sono testimone, che il cardinale Zuppi, un po' anch'io, ma il cardinale Zuppi ha fatto cose concrete molto importanti. La giustizia parte dal perdono, non può esserci giustizia senza perdono. Cioè, se le parti che hanno ricevuto dei torti non passano sopra i torti ricevuti, è ovvio che non ci sarà mai né giustizia né pace. Se non ci fosse stato il perdono, se non ci fosse stata la disponibilità delle persone ad andare oltre i torti che avevano ricevuto, non ci sarebbe stata pace, l'Italia non avrebbe conosciuto un settantennio, che adesso è molto di più, di pace. Noi abbiamo conosciuto la pace solo grazie al perdono.